Amici di Valdo TV, bentornati. Questa sera siamo qui con il comitato parrocchiale di Crocetta che ci spiegheranno cosa succederà nella sagra appunto del paese che partirà il 24 aprile e si concluderà il 5 maggio. Vi presento i miei ospiti, Thomas, Beatrice, Erika e Luca. Quindi parto subito a parlare con Erika, ci va di raccontarci un po' quello che succede in generale in questa sagra. Certamente, ciao a tutti. La sagra di Crocetta del Montello, una sagra parrocchiale, è arrivata quest'anno alla terza edizione e quest'anno noi del comitato abbiamo pensato di organizzarla coinvolgendo anche le associazioni e gruppi sportivi facenti parte del comune e quindi cercando di creare anche un evento più integrativo rispetto all'anno precedente. Tant'è che abbiamo organizzato una camminata dei popoli in collaborazione con gli scout del comune di Cornuda. Alla corsa podistica del 1° maggio saranno presenti l'Associazione Artiglieri di Crocetta del Montello che ci darà una mano con il rinfresco. La pedalissima l'abbiamo organizzata in collaborazione con il Crocetta Bike Team. E per finire, ma non per ultimi sicuramente, i genitori della scuola dell'infanzia di Crocetta del Montello, che è sempre una scuola parrocchiale, quindi legata alla parrocchia, hanno collaborato vivamente all'organizzazione della pesca che sarà presente in sagra per tutta la durata. Aprirà quindi il 24 aprile e chiuderà il 5 maggio con la pedalissima. Nella giornata del 1° maggio, che è San Giuseppe, appunto patrono di Crocetta, che dà nome anche alla sagra, cosa farete, cosa organizzerete? Allora, per la giornata di San Giuseppe, il 1° maggio, appunto patrono di Crocetta del Montello, abbiamo organizzato in collaborazione con il gruppo Alpini un pellegrinaggio alla Madonna della Rocca di Cornuda. Ci sarà la possibilità, post camminata, di pranzare in loro compagnia. E per chi resta al tendone, la mattina è prevista una corsa podistica con successivo passaparti o eventualmente mangiare, diciamo, tutti quelli che sono i piatti della sagra che troverete per tutta la durata della stessa. Visto che Erika ci ha nominato i tendoni del cibo presenti in tutta la durata della sagra, sono qui adesso con Beatrice, che è un po' la responsabile di questa parte enogastronomica, che ci spiegherà le varie cene a tema. Sì, esatto, come diceva Erika, in sagra potete trovare un menù tradizionale del territorio e oltre a quello che sarà presente durante tutta la sagra ci saranno in particolare due serate a tema. Il 26 aprile avremo la serata con tema asparagi e su prenotazione ovviamente, quindi vi aspettiamo dalle 20:30. E la seconda serata invece sarà il 3 maggio, una serata in cui potremo gustare una deliziosa paella, anche questa su prenotazione e a partire dalle 20:30. Thomas invece ci spiegherà la giornata particolare che rappresenta i motori, giusto? Allora sì, il 25 aprile riproponiamo una giornata dedicata ai motori con tutti gli appassionati dei motori. Abbiamo dalle macchine d'epoca, trattori d'epoca, moto, motorini, qualsiasi cosa che abbia un motore e che raggruppa la passione di chi ama i motori. Questa giornata dalla mattina faremo una colazione, la benedizione, un giro turistico per il Montello con ristoro. Si rientra presso lo stand e si cena tutti assieme e la giornata prosegue fino a sera, che abbiamo anche uno spritz party dedicato. E poi il 27 invece aprile abbiamo un gruppo famoso nel territorio, i Toys, che è una cover band dei Queen. Quindi una serata musicale, ma quest'anno la sagra vede anche una grande novità. Luca, vuoi parlarci tu di questa novità? Certo, quest'anno, allora, oltre al chiosco e al banco bar all'interno, abbiamo aggiunto una birreria, quindi l'enoteca sarà abbinata a una birreria, quindi oltre ad avere i migliori vini della cantina della zona, avremo anche la possibilità di degustare 5 tipi di birra per tutti i gusti. Il chiosco apre tutti i giorni dalle 18:30 fino a tarda serata.
Amici, mi raccomando, non mancate quindi a questo appuntamento della Sagra di San Giuseppe di Crocetta, che ripetiamo inizierà il 24 aprile e si concluderà il 5 maggio anche con lo spettacolo pirotecnico. Quindi, cosa dire? Vi aspettiamo numerosi e al prossimo appuntamento. Ciao!